Chi conosce la vita di Padre Pio e gli scritti di Padre Pio, o ha letto qualche testimonianza di qualche suo figlio spirituale, Padre Pio era solito dire: quanto mi sei costato. Le stesse parole le disse anche a uno dei suoi figli spirituali, il servo di Dio fra Daniele e Natale, di cui è in corso la causa di beatificazione. Quanto mi sei costato? In che senso Padre Pio diceva a un'anima, ai suoi figli spirituali, tu quanto mi sei costato? Certamente si riferiva alla penitenza e ai sacrifici, alle preghiere che lui aveva dovuto fare per salvare quell'anima. Difatti, Padre Pio stesso diceva che le anime si salvano con il sacrificio, la penitenza e la preghiera. Quanto mi sei costato non è un linguaggio commerciale, ma è il linguaggio dell'amore. Perché quando vuoi salvare una persona, un'anima, tutto questo ti deve costare. L'amore vero costa. Costa in dono, costa in offerta, costa in sacrificio. Ma quando Padre Pio diceva quando mi sei costato, non lo diceva né con rabbia e né con sofferenza, ma con gioia, con soddisfazione. La soddisfazione che nasce da un cuore che ama, da un padre, da una madre, da un amico che ti vuole bene. Il padre, la madre, per il padre, per la madre, i figli costano. E costano tanto in affettività, in donazione, in consumare la propria vita, nel fare sacrifici, ma certamente i loro sacrifici e quel loro costare dona gioia, soddisfazione e fortifica l'amore. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!